Voluta dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, la mostra Portraits è stata inaugurata a Roma in Piazza San Silvestro e a Milano in Via Dante. Portraits si inserisce nelle attività promosse da AISM per la settimana di informazione sulla malattia, che prosegue fino al 6 giugno. Incontri, manifestazioni ed eventi organizzati in tutta Italia per sensibilizzare la cittadinanza sulla qualità di vita delle persone con sclerosi multipla e dei loro caregiver, la tutela dei loro diritti e l'importanza della ricerca scientifica. Secondo un'indagine DOCSA, gli italiani hanno una conoscenza superficiale della malattia e non ne conoscono l'impatto sulla vita delle persone. Infatti, sebbene la quasi totalità dell'opinione pubblica sa che si tratta di una malattia neurologica, il livello di informazione è disomogeneo rispetto alla sintomatologia. Da qui l'idea di creare questa mostra, che nasce dal racconto di 10 persone malate. Ad ascoltarli, un programma di intelligenza artificiale che ha rilavorato le loro parole, generando immagini sorprendenti. Se ne parla sempre delle malattie, ma poi si dà poca importanza sulla sintomatologia. E penso che sia molto importante oggi essere qui e parlare finalmente dei vari sintomi che questa malattia dà. Sicuramente le campagne di sensibilizzazione sono estremamente importanti su questa nello specifico, e veramente toccante, perché mette a nudo l'invisibilità della sclerosi multipla. Mi sembra importante anche provare a tenere insieme le esigenze più strettamente sanitarie con quelle complessive di presa in carico delle persone. Quindi da parte nostra il tema dell'assistenza domiciliare, dell'integrazione sociosanitaria, sono temi che ci fanno capire come dobbiamo essere tutti responsabilizzati per dare una risposta alle migliaia di persone. In città stimiamo 3.000 persone che soffrono di questa malattia. Un messaggio di consapevolezza, di informazione, di creare coscienza per tutta l'opinione pubblica sul tema della sclerosi multipla. La sclerosi multipla è una patologia molto più frequente e molto, purtroppo molto invisibile, come cita il claim della mostra, ed è giusto ed è il momento di metterla in mostra, di metterla sotto gli occhi di tutti. Quindi io, con l'associazione Sclerosi Multipla, associazione italiana, ho voluto da subito lavorare perché attraverso il lavoro del professor Furlan e delle persone che se ne sono occupato potesse essere raccontata sotto un profilo anche culturale. Sono immagini che partono ovviamente da un tema difficilissimo come quello di una patologia, ma che poi catturano l'attenzione e ci portano a conoscere qualcosa che troppo poco si conosce.